Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sono 4.737 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 25.181 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 18,8% con la Sicilia al sesto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 172.834, i guariti invece 3.083. Purtroppo si registrano altre 27 vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 11.705. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 932, 35 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono invece 47, 1 in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Catania 1.007 nuovi casi, poi Palermo con 987, Messina con 892 nuovi casi Covid e poi le altre province con dati decisamente più bassi. Parliamo ancora di Covid, ma nello specifico di vaccini, una impennata di somministrazioni a Catania nel punto vaccinale di via Pasubio. Da oggi infatti per over 60 e fragili over 12 è possibile effettuare la quarta dose di vaccino senza prenotazione. Il flusso di utenti è costante ed è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. In via Pasubio, peraltro, per le persone che hanno difficoltà a deambulare, vi è la possibilità di vaccinarsi senza scendere dall'automobile. Con l'aumento dei contagi, spiega il commissario per l'emergenza Covid Pino Liberti, la quarta dose è fortemente raccomandata. Il virus circola molto velocemente e il numero dei positivi cresce giorno dopo giorno. E i dati, nei drive-in abbiamo riscontrato fino al 40% di positivi, non tengono conto dei tamponi fai da te. Ad oggi nell'area metropolitana di Catania registriamo circa 20.000 positivi, lo scorso anno nello stesso periodo erano poche centinaia, è quindi importante proteggere ulteriormente gli anziani e i fragili, ha dichiarato Pino Liberti. Cambiamo adesso argomento, ma restiamo a Catania, parliamo di calcio, c'è una notizia importante per i tifosi rossazzurri. La Catania SSD ha infatti comunicato di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Giovanni Ferraro. Nella stagione 2021-2022 l'allenatore campano ha condotto al successo il Giuliano, promosso in Serie C dopo aver concluso al primo posto il cammino nella Girone G del campionato di quarta serie. Domani alle ore 12 presso l'area congressuale del President Park Hotel il Catania presenterà ufficialmente alla stampa lo staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2022-2023. Ed ora invece parliamo di vini, una delle grandi specialità della nostra Sicilia, un lieve calo nella produzione ma la certezza di un'ottima resa qualitativa. Potrebbero sintetizzarsi così le previsioni per la vendemmia 2022 in Sicilia. Ci apprestiamo a vivere una vendemmia che si registra come sempre la più lunga d'Italia, sottolinea Antonio Rallo, presidente del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia. Mediamente si parla di oltre 100 giorni per quanto riguarda sempre la vendemmia, sebbene l'inizio sia stato qualche giorno più avanti rispetto allo scorso anno, dagli ultimi giorni di luglio con le varietà precoci fino all'autunno. La vendemmia 2022, ha aggiunto Antonio Rallo, si preannuncia con un 10-15% di produzione in meno rispetto al 2021, ma senz'altro molto soddisfacente per l'ottima qualità delle uve. Il calo di produzione di quest'anno è stimato e legato al ridotto peso del frutto di quest'anno. E il vino è stato protagonista anche in un evento che si è svolto a Caltagirone, ovvero il Caltagirone Film Festival. Vino, buon cibo, ma anche chiaramente cinema e tante emozioni. Sentiamo Lucio Di Mauro. Sergio D'Arrigo, intanto grazie per l'invito, per l'emozione che anche tu hai già trasmesso. Paolo Vivaldi, Carlotta Bolognini, questa tenuta straordinaria. L'atmosfera sicuramente piacevole, bella, perché questo Caltagirone Film Festival 2022 lascerà sicuramente il segno.
non è secondo a nessuno, anzi al contrario. Voi avete dato sicuramente qualcosa alle persone che amano il buon bere, il buon cibo, sì, ma soprattutto il buon cinema. Sergio, cosa rimane di questo festival che tu hai sicuramente coordinato nel migliore dei modi? Resta l'esperimento del volere valorizzare il bello di questa terra. Noi abbiamo cercato di raccontare una Sicilia che è la Sicilia che potrebbe essere sempre, ma che non è stata sempre. Una Sicilia che ha trovato l'interesse di grandi cineasti. Pensiamo alla famiglia Bolognini, pensiamo a Mauro Bolognini, pensiamo a quello che ha dato a questa terra, pensiamo al Bell'Antonio, ma anche a questo bellissimo film che ieri è stato portato qui con la presenza dell'amata nipote Carlotta, che ci ha onorato per la sua presenza. E questa, diciamo, questa è la Sicilia che noi vorremmo vedere, la Sicilia che desta l'interesse dei grandi cineasti e dei grandi musicisti. Pensiamo che Ennio Morricone ha musicato questo film. Io nel rientrare a Catania dopo la serata di ieri ho rimesso questo tema principale che è Nuddu e ascoltavo questo tema guardando le campagne assolate della Sicilia. È qualcosa di straordinario. La Sicilia riesce a dare delle emozioni che possono fare veramente la differenza in termini di cuore. Tutto questo è stato straordinariamente interpretato dal punto di vista musicale dal maestro Paolo Vivaldi, che è noto essere, diciamo, l'erede artistico di Ennio Morricone. Ricordiamo che l'ultimo lavoro di Ennio Morricone per Rita Levi Montalcini fu lasciato dal maestro Ennio Morricone nelle mani di Paolo Vivaldi. Noi abbiamo avuto l'onore di avere Paolo Vivaldi qui, un'interpretazione alla presenza della famiglia Bolognini rappresentata da, ripeto, la adorata nipote Carlotta, che è l'unica della famiglia che porta avanti così forte questo messaggio forte di una famiglia importante. Questo interpretato da un maestro come Paolo Vivaldi, credetemi, è stata un'emozione immensa. Cosa resta? Resta questo, e non è poco. In questo festival noi abbiamo promosso un film che io mi auguro abbia il successo che merita, una grande produzione, due grandi produzioni. Hanno investito in un grande film del regista Giampaolo Cugno, che è Il caso Dramonterra, è un film meraviglioso. Paolo Vivaldi ha scritto le musiche per questo film. Io ho avuto il privilegio di assistere alle riprese in Sicilia di questo film e posso garantire che è un film che avrà un grande successo. Ed ora la cronaca, partendo da Paternò, dove un uomo ha tentato di suicidarsi ma è stato salvato in tempo dai carabinieri. Nella nottata un 45enne di Paternò ha tentato di togliersi la vita impiccandosi con una corda alle scale della propria abitazione. Poco prima di compiere il gesto però ha avvertito la centrale operativa del comando Compagnia Carabinieri di Paternò e ha esposto la sua volontà di volersi suicidare all'operatore, il quale con sangue freddo ed estrema sensibilità lo ha intrattenuto al telefono confortandolo e assumendo informazioni al fine di rintracciarne l'esatta posizione. Il militare, contestualmente, ha provveduto a coordinare la pattuglia della sezione radiomobile impiegata nel servizio di controllo del territorio e un'ambulanza del 118, attardandosi ancora al telefono con quello sconosciuto che, purtroppo, non accennava ad abbandonare il suo insano progetto. Quest'ultimo, infatti, dopo aver chiuso la conversazione telefonica con l'operatore, dicendogli di voler portare a termine il suo proposito suicidario, si è stretto al collo una corda annodata a cappio, lasciandosi quindi cadere nell'androne delle scale della propria abitazione. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti ad arrivare tempestivamente e provvidenzialmente, dopo aver fatto ingresso nell'immobile, sono intervenuti salvando la vita al 45enne, già in evidenti difficoltà respiratorie e prossimo all'asfissia, sollevandolo e liberandolo dalla corda per affidarlo poi alle cure dei sanitari dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, dove è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita. Assedia la casa dove si era rifugiata la moglie impaurita. Per questo è stato ovviamente arrestato un uomo ad Aci Catena. I carabinieri della stazione di Aci Catena hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di Acireale in quanto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. Nella serata i militari sono intervenuti in una traversa di Viale dei Platani a seguito della segnalazione pervenuta tramite il 112 da parte di una donna che ha chiesto aiuto.
La richiedente, una 34enne di Acireale, nella circostanza ha costantemente aggiornato i carabinieri sui messaggi insistenti e minacciosi che il marito, il 32enne poi arrestato, avrebbe continuato a inoltrarle sul cellulare, girando nel frattempo a bordo di uno scooter intorno all'abitazione dei genitori. La donna, infatti, dopo aver denunciato il marito per maltrattamenti, si era rifugiata da qualche giorno presso i propri genitori e dalle 16 del pomeriggio era rimasta bloccata in casa per via della presenza minacciosa dell'uomo in strada. Il 32enne per tutta la serata aveva continuato a molestare la sua vittima, alternando telefonate insistenti alla moglie, prolungate citofonate e numerosi messaggi minatori che avevano ingenerato un tale terrore da suggerire ai malcapitati di barricarsi in casa. I militari sopraggiunti presso l'abitazione hanno sorpreso l'uomo che, ancora attaccato al citofono, alla loro vista ha cercato di mettersi in sella al suo scooter e di allontanarsi, venendo tuttavia prontamente bloccato. Nella circostanza avrebbe giustificato la sua presenza in quel luogo proprio perché richiesta dalla moglie. Il presunto molestatore è stato associato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, al carcere catanese di Piazza Lanza, dove tuttora permane all'esito dell'udienza di convalida. Esplosione all'interno di un'abitazione in via Carmelo Abate a Catania. Mentre era in corso un intervento di verifica per una fuga di gas da parte della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento nord del comando provinciale di Catania, 4 pompieri sono rimasti coinvolti nella deflagrazione della miscela aria-gas e hanno riportato lievi ustioni, escoriazioni e contusioni. 2 sono stati trasportati all'ospedale Garibaldi Centro, gli altri 2 presso l'ospedale Cannizzaro. Fortunatamente stanno bene, le loro condizioni sono buone e sono stati già dimessi dai rispettivi ospedali. Trasportava oltre 1 chilogrammo di cocaina, è stato però beccato dalla polizia a Misili Scemi, nel Trapanese. Trasportava 1,2 kg di cocaina pura, il 32enne di origine palermitana, arrestato nei giorni scorsi nel comune di Misili Scemi dagli agenti della squadra mobile della Questura di Trapani e del commissariato di Marsala. L'uomo è stato controllato dai poliziotti mentre si accingeva a raggiungere la città a bordo di un'autovettura. Gli agenti, insospettiti dal suo particolare comportamento, hanno deciso di accompagnarlo in questura dove hanno proceduto a perquisire il veicolo. Dopo accurate ricerche in diverse parti dell'abitacolo, gli operatori della Polizia di Stato hanno controllato anche un vano presente nel bagagliaio. Al suo interno è stato così trovato un grosso involucro rettangolare, risultato poi imbottito di droga. Il 32enne è stato quindi tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato poi convalidato dal GIP che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere. Aveva realizzato una rivendita di droga in casa. Per questo motivo è stato denunciato un 36enne a Fiume Freddo di Sicilia. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Mascali, unitamente ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno denunciato a Fiume Freddo di Sicilia un 36enne del posto perché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso della loro costante attività info-investigativa, i militari avevano appreso che un appartamento di via Mario Rapisardi era di recente diventato meta di giovani, alcuni dei quali erano ritenuti essere assuntori di stupefacenti. I preliminari accertamenti effettuati con l'andirivieni di ragazzi in quell'appartamento constatato dai militari avrebbe così confermato quell'ipotesi, inducendo quest'ultimi ad effettuare una perquisizione all'interno dell'abitazione. In effetti, all'alba del giorno successivo, i militari hanno circondato la palazzina e, dopo essere riusciti a farsi aprire la porta, hanno dato ampia facoltà di manovra ai 2 cani antidroga del nucleo cinofili che, in men che non si dica, in più nascondigli della casa, hanno complessivamente fiutato e permesso di sequestrare 70 grammi di hashish e circa 20 di marijuana, nonché 2 bilancini di precisione e il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi da vendere al dettaglio. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ci ritroviamo più tardi, sempre su Sicilia 24.